Nella Commissione Mobilità si è discusso stamattina dei lavori in corso su Via Marina, alla presenza dell'assessore alle infrastrutture Mario Calabrese e del vice direttore generale di Area Tecnica Giuseppe Pulli. L'assessore ha riepilogato le tappe principali di questo progetto che riqualifica un tratto importante della città. Non stiamo facendo una semplice asfaltata, ma abbiamo messo mano ai sottoservizi, puliti i sottoservizi, lavorando, abbiamo rifatto sottoservizi, abbiamo lavorato sulla rete tranviaria, lavoreremo sulla rete aerea, cambiamo scambi, facciamo piste ciclabili. Quindi è un'opera di vera e propria riqualificazione urbana che cambierà il volto della città. Su Via Marina abbiamo avuto la missione a finanziamento progetti europei a maggio 2013. Se è stato fatto dal comune per il progetto è stato messo in gara ottobre 2014, gennaio 2015 è stato assegnato al vincitore per il progetto, c'è stato un ricorso al TAR, il TAR diciamo, si è pronunciato nell'estate del 2015, a ottobre 2015 sono partiti in maniera provvisoria per i lavori che hanno preso il loro ritmo a novembre 2015, quindi siamo a meno di un anno dalla partenza dei lavori. Soltanto a maggio 2016, comunque in tempi assolutamente rapidi, però maggio 2016 abbiamo avuto la certezza della copertura finanziaria di tutto il progetto. Da quella data stiamo lavorando in maniera ultracelere. Si è discusso anche del traffico e dei disagi legati al cantiere dovuti al restringimento temporaneo della carreggiata. Si prevede l'apertura di due corsie in entrata e due in uscita dalla città entro la metà di settembre e la conclusione dei lavori entro fine anno. È chiaro che siccome è un progetto, come ho detto più volte, un intervento cosiddetto a cuore aperto, cioè Via Marina è una strada molto importante, qui c'è una viabilità, quindi non si può interrompere prendendo quella viabilità e chiaramente anche le operazioni di cantiere sono un po' più complicate. Quindi io mi scuso per qualche disagio che ci sia stato in cittadinanza in questi giorni, ma purtroppo erano disagi inevitabili. Inevitabili, vista l'importanza del lavoro che stiamo facendo, ma i tempi sono quelli che sono stati programmati. Abbiamo preso atto che i lavori su Via Marina stanno procedendo e anche velocemente. Ci auguriamo, almeno dalle cose che ci ha detto l'assessore, il responsabile del cantiere, che questi lavori vengano consegnati alla città in tempi abbastanza brevi. Si parla addirittura di un anticipo della consegna del cantiere di 3 mesi addirittura. Noi ci auguriamo, voglio dire, che almeno rientrino nei tempi prestabiliti, ma comunque 3 mesi prima la cosa non ci dispiace. L'assessore Calabrese sa, glielo abbiamo ricordato a più riprese, che noi siamo qui e facciamo il nostro dovere, e il nostro dovere è quello di essere di supporto, di controllo e dare anche degli indirizzi per quelle che sono poi le scelte dell'amministrazione. Su richiesta di diversi consiglieri, si è deciso di proseguire a breve i lavori di commissione per discutere anche del piano traffico cittadino.